Il cecchino lasciava dondolare le gambe sul vuoto, sentendo la fredda brezza invernale che soffiava fortissimo a quell'altezza vertiginosa. Lì, dalla punta della Torre Eiffel, poteva vedere tutto il circondario. Era ancora più facile, visto che Parigi era stata in larga parte distrutta. Ora c'era un cratere, dove un tempo sorgeva l'Eliseo. Nessuno si dirigeva al cratere, nessuno sarebbe sopravvissuto per più di pochi secondi, esponendosi a tutte quelle radiazioni. Grossa parte della città era stata annichilita durante l'esplosione. Altri edifici erano bruciati negli incendi successivi, o distrutti dalle piogge acide. E degli edifici rimasti, tra la guerra tra bande armate di predoni survivalisti e poi l'arrivo di quelle cose, ben pochi restavano ancora in piedi. A parte la torre. La torre aveva resistito a tutto questo. Aveva resistito alla bomba, alla pioggia, al clima, ferma nella sua solida architettura. La torre era il simbolo della resistenza francese e a questo mondo apocalittico. La torre è Notre Dame. Anche Notre Dame, per qualche motivo, era sopravvissuta. La bomba non l'aveva toccata. Gli incendi, pur vicinissimi, non l'hanno sfiorata. Non dava segni di cedimento né di bruciature. Era, se possibile, più pulita di prima. La sua architettura gotica si stagliava come alternativa alla torre. E il cecchino sapeva che era da lì che di notte arrivavano loro. Notre Dame era considerata disabitata durante il disastro e le varie bande non erano interessate a depredarla. Poi, una notte, Notre Dame si era accesa. Una luce rossa brillava oltre le sue vetrate dall'interno e si potevano sentire le campane di Notre Dame emettere una strana, terribile melodia. E in lontananza si potevano udire dei cori urlanti di voci, voci non umane, voci di esseri molto più robusti, come Ciclopio, Jotun. Quel giorno, come d'incanto, tutta la popolazione di sopravvissuti di Parigi si è divisa in due blocchi totalmente distinti. Una minoranza curiosa che si è avvicinata alla cattedrale e una maggioranza preoccupata che si è allontanata. Da quel momento, chiunque vi sia entrato non ne è mai uscito. Quelle cose nella cattedrale li uccidono e sono uscite fuori. Marciano cantando il loro mantra e passano in rassegna le strade di Parigi. Chiunque sia per strada muore. Non si possono fermare e non si possono battere. Solo coloro che vivevano sugli edifici venivano risparmiati, senza mai mettere piede per terra. Se provavano ad abbandonare il loro nido su quegli alberi artificiali, immediatamente venivano distrutti da questi angeli della morte. E questi edifici con il tempo sono crollati. Gli abitanti si facevano la guerra, i fulmini, gli incendi, i terremoti, uno dopo l'altro, tutti quegli edifici sono crollati. E, come se non bastasse, da quel momento, ogni notte Notre Dame si è accesa. Da quel momento, ogni notte, da Notre Dame escono loro e vanno verso uno degli edifici rimasti distruggendolo. I più furbi sono andati a vivere in palazzi ancora più alti e isolati. Ma quelli più furbi ancora sono andati via da Parigi. Ma il più furbo di tutti era stato lui, il cecchino. Si era sin dall'inizio rifugiato in cima alla torre. Aveva portato con sé barili di terriccio, semi, strumenti e secchi. Raccoglieva l'acqua piovana, coltivava in vasi il suo cibo, usava i suoi escrementi per concimare le coltivazioni e in tutto questo si era portato un sacco di munizioni prima che il terreno di Parigi diventasse intoccabile. Ma per evitare di finire i proiettili si era portato anche un piccolo macchinario, una pressa per costruirseli da soli. Estraeva il metallo direttamente dalla torre, svitando piastre inutili per sorreggere il peso. Aveva tutto il metallo di cui aveva bisogno là sopra. Era un architetto e sapeva con precisione cosa togliere e in che ordine per tenere la torre in piedi per millenni. E intanto quei demoni continuarono a distruggere tutto sotto i suoi occhi. Chi erano questi sterminatori? Non lo sapeva. Si era fatto varie teorie nel corso dei mesi. Che fossero effettivamente legioni di diavoli dall'inferno per punirci per i reati commessi? Che fossero esseri mutanti, dotati di immortalità fisica creati dal fuoco atomico? Che fossero il prossimo stadio dell'evoluzione umana, spiritualmente dotati di poteri inimmaginabili, e che stavano per fare la fine dei dinosauri? Che fossero la reazione della natura all'inquinamento umano, un sistema immunitario pronto a distruggere noi, i parassiti che la stanno distruggendo? Solo una cosa era certa, non si fermano mai. Non subiscono danni, non vogliono comunicare, non vogliono patteggiare. Cantano solo quel loro mantra ossessivamente. Lui non li aveva mai visti da vicino, ma supponeva che fossero dotati di vista o udito, visto che sapevano rintracciare qualcuno in strada all'istante. Anche da chilometri e chilometri di distanza correvano verso di lui. Se lui si spostava a destra, loro da chilometri indietro si spostavano a destra mentre inseguivano. Come facevano a saperlo?
Parigi gradualmente venne distrutta e tutti gli abitanti salirono sulla torre, vivendo sotto la sua protezione e rifugiandosi nei pilastri e nei piani più bassi. Qui si costruirono delle case appese al metallo e vissero sospesi insieme a lui. Per un po' ebbe compagnia, per un po' fu felice. Poi però le cose si fecero difficili. Guardando con i telescopi, videro che tutta Parigi, periferia compresa, era stata devastata da quelle cose. E poi anche i villaggi che orbitavano attorno a Parigi, e poi le città in provincia di Parigi, e poi tutta la regione di Parigi. I contatti, in forma di messaggi di fumo, divennero sempre più rari, e ben presto si resero conto che quelle cose si erano moltiplicate così tanto che tutto il nord della Francia era caduto. Gli abitanti della torre ben presto si stancarono di vivere isolati e di essere circondati da un nemico che, ogni notte, li isolava sempre di più. Così, un giorno, decisero di scendere. «State facendo una pazzia. Questo è l'unico posto sicuro in tutta la Francia. Diamine, forse nel mondo intero. È una follia sperare di farcela a piedi. Vi raggiungeranno in pochi minuti», disse il cecchino. «Se corriamo abbastanza veloce, potremmo arrivare ai palazzi di una città vicina. E lì potremmo nasconderci per la notte e poi rifare lo stesso. Non saremmo potuti arrivare qui altrimenti», disse uno degli abitanti mentre caricava i suoi bagagli. «Quelli erano edifici ravvicinati tra di loro. Potevate fare pochi metri ed essere di nuovo al sicuro. Ora dovrete fare diversi chilometri a piedi». «Non possiamo rimanere su una torre per sempre. Il governo da qualche parte deve essere sopravvissuto». «Il governo è morto. E se non è morto ci ha abbandonati, il che è ancora peggio. Andate pure, ma non dite che non vi avevo avvertito». Oggi era pentito di aver risposto così. Avrebbe dovuto insistere, convincerli a rimanere. Perché davvero non sono più tornati. Quelle cose hanno provato ad attaccare la torre, ma hanno sempre fallito. Lui, alla loro partenza, aveva distrutto tutti gli ascensori e le scale. Adesso era impossibile scendere dalla torre, ma così anche salire. Chiunque fosse sopra, per scendere, doveva precipitare e morire. Per questo motivo ci avevano provato poco. Mandavano qualcuno a tentare di scalare la torre, ma quelli cadevano. Ma essendo immortali si rialzavano e riprovavano, e lui sparava a quelli che arrivavano troppo in alto. Non poteva ucciderli, solo farli cadere. Era l'unica soluzione che aveva trovato, e ha funzionato. Mentre lui di giorno stava lì, sopra le nuvole, a guardare il mondo chiedendosi se qualcuno da qualche parte era sopravvissuto, dall'alto poteva vedere così tanto, ma solo fino ad un certo punto. La linea dell'orizzonte era il confine del mondo visibile. Il cecchino, dopo mesi di isolamento, si era reso conto che quello era tutto ciò che poteva vedere per il resto della sua vita. Non poteva lasciare la torre, e anche lasciandola non aveva speranza di fare più di pochi passi di notte, e poche ore al massimo di giorno, se correva bene. E non poteva salire più in alto di così. Tutto quello che vedeva, tutto lo scenario sotto i suoi occhi, era ciò che avrebbe visto per il resto della sua vita. Non avrebbe mai visto l'America, o la Scozia, l'Italia, o la muraglia cinese. Stava guardando l'ultima cosa che avrebbe mai visto. Stava seduto sulla sua tomba. Non c'era una sola parete nel raggio di chilometri, eppure aveva un enorme senso di claustrofobia. Non aveva più le vertigini, al contrario, si sentiva bloccato. Guardò la linea dell'orizzonte, cercando disperatamente di vedere qualcosa. Sedendo e mirando, cercò di immaginare cosa poteva esserci oltre. Cosa c'è oltre l'orizzonte? Cosa diavolo c'è laggiù? È lì che si trova la risposta a tutto questo, ne sono sicuro. «Tu cosa ne pensi, Van Jean?» Quello era il nome che il cecchino, per non morire di crepacuore a causa della solitudine, aveva dato ad un quadro che aveva trafugato dal Louvre durante la guerra. All'inizio gli aveva parlato occasionalmente, ora gli parlava praticamente ogni giorno. Del più e del meno, per non impazzire del tutto. Il cecchino ormai non provava più alcun senso di vertigine e si era costruito addirittura una amaca che dondolava sul vuoto. La sua prigione gli dava poco spazio per camminare e dunque lui compensava dondolandosi nelle sue altalene, le sue corde e i ponti sospesi. Ogni tanto forse sperava subconsciamente di cadere, sperava che qualcosa si sarebbe rotto o sciolto o spezzato e così la tortura sarebbe finita. Un ultimo tuffo prima del silenzio. Ma la paura del dolore, atroce, lo fermava sempre. La paura, una sorta di senso di orgogliosa soddisfazione. Quelle cose non avrebbero mai avuto la vittoria. Se non potevano batterlo, forse speravano che fosse lui ad arrendersi, togliendosi la vita. No, maledizione. Finché sono vivo combatterò fino alla fine. Finché sono in piedi, la Francia non è ancora in ginocchio. Questo pezzo di Francia non lo prenderanno mai finché campo. Dovranno passare sul mio cadavere. E sarà un cadavere anziano. Già.
Non c'erano altri umani come lui. E se anche c'erano umani in giro per il mondo, quanto avrebbero potuto resistere a queste armate infernali? E se anche qualcuno si era rifugiato su qualche palazzo, quanto avrebbe potuto resistere? E in ogni caso non potevano ricongiungersi. L'umanità era condannata all'estinzione. Saltando da una corta all'altra, sedendosi sui piloni orizzontali, lui camminava. L'unica certezza era la torre, solidissima, terribile e ciclopica. Lei non tremava mai e non cedeva. Annoiato, sparava a quei mostri. Bastarde creature infernali. Come avete osato profanare la cattedrale della nostra madre celestiale? La pagherete. E sparava tutto il giorno, anche se quelle armate orribili tendenzialmente lo ignoravano. Solo che ad un certo punto avevano smesso di ignorarlo. Quei cosi avevano smesso di invadere il mondo e avevano iniziato a tornare, ad avvicinarsi in numeri sempre più grandi. Questo poteva significare solo che non c'era altro da cacciare a parte lui, che dunque lui, davvero, era l'ultimo essere umano in vita. Quella notte il cecchino pianse, e pianse lacrime molto amare, e promise a se stesso di vendere cara la pelle. Aveva il dovere di farlo per tutti gli umani che avevano preso. Lui li osservava con il telescopio, e vedeva cose assurde. Li vedeva girare tutti vestiti di nero, con degli strani cappucci alti e delle maschere antigas. Avevano in mano dei tubicini e spruzzavano qualcosa. Lo spruzzavano sull'erba, lo spruzzavano sugli alberi, lo spruzzavano sugli animali. Cosa diavolo stavano facendo? Non lo sapeva. Ma nel giro di pochi giorni tutte le piante iniziarono a morire e l'atmosfera stava cambiando. Era come se fosse meno aerosa, meno ossigenata. Aveva più difficoltà a respirare e si sentiva più stanco. Non sapeva se erano quei pesticidi che diffondevano una strana polvere, oppure se era la mancanza di vita vegetale. E una volta fatto questo, iniziarono le ondate. Ogni notte ne arrivavano di più. La prima notte erano in 3, la seconda notte una dozzina, la terza notte una cinquantina, la quarta notte più di 100. Ogni notte più numerosi, cercavano di arrampicarsi sulla torre, e più erano numerosi, più inevitabilmente qualcuno riusciva a non cadere, e lui doveva sparare per farli cadere. Passarono i giorni, e ogni singolo giorno sempre più creature si avvicinavano, ma lui le respinse tutte quante. Un solo uomo dalla sua altissima torre riuscì a resistere ad intere squadre, interi reggimenti, intere brigate, intere divisioni, interi corpi d'armata, intere armate, intere legioni. E quando il numero di legioni si fece così grande da ricoprire tutto l'orizzonte visibile, ogni singola notte lui doveva dare ogni volta il massimo, guardandosi attorno a 360 gradi, tenendo d'occhio tutti gli angoli chiave usando i suoi telescopi e mirini, scegliendo con cura a chi sparare per suscitare un effetto domino e buttarne giù tanti con un solo proiettile. Proseguiva per tutta la notte e poi loro se ne andavano alle prime luci del mattino. A quel punto lui dormiva. Poi, sul tardo pomeriggio, si svegliava, mangiava, si lavava, stampava nuovi proiettili e si preparava ad una nuova nottata. E così via. Per quanto mandassero ondate e ondate di quelle cose contro di lui, lui non venne mai sconfitto, neanche una volta. Continuò a respingere ondate su ondate su ondate di immensi eserciti nemici, usando la sua invidiabile mira. Una notte però le armate si fermarono sotto la torre e rimasero ferme. Lo stavano guardando. Lui rimase lì, pronto a sparare al minimo cenno di ostilità. E a quel punto lanciò un urlo quando, all'improvviso e con sincronia perfetta, milioni di torce si accesero contemporaneamente. Si erano portati un sacco di torce e minacciosamente cantavano il loro mantra fissandolo con quelle fiamme incandescenti in mano. Poi si disposero a gruppi e diedero fuoco a qualcosa. C'erano un sacco di roghi tutto attorno alla torre. «Cos'è? Sperate di bruciarla? Stupidi! Questo metallo non si scioglie per così poco!» Il fumo iniziò a arrivare fino in cima. Avevano acceso tanti di quei roghi che, nonostante i venti e nonostante lui fosse molto in alto, comunque si ritrovò avvolto dal fumo, completamente immerso. Si sentiva soffocare, tossire, aveva i polmoni tutti irritati. Provava a non respirare, ma più inalava, più il fumo irritava i suoi polmoni e sentiva il prurito interno, il bisogno bruciante di tossire e inspirare, ma così inspirava più fumo e peggiorava la situazione in un circolo vizioso, e più tratteneva il fiato, più le crudeli boccate d'aria sembravano allettanti. Gli girava la testa e ben presto si rese conto che quello non era fumo normale, era monossido di carbonio. Cosa diavolo stavano bruciando quei mostri? Lui prese il fucile e iniziò a sparare alla folla. «Andiamo, canaglie! Affrontatemi come uomini invece di usare mezzucci del genere! Non mi avrete né lottando né soffocandomi! Bastardi!»
ma di questo passo il cecchino avrebbe finito per morire soffocato di sicuro. Doveva trovare un modo di salvarsi, ma come diavolo poteva? Scendere là sotto era assurdo, poteva cercare di calarsi in diagonale e se anche non fosse scivolato giù, comunque non aveva come fermarsi in modo sicuro. E se anche fosse arrivato a terra, lo attendevano milioni di quei cosi. Quei mostri non avevano pietà, non avevano ideologia, volevano solo distruggere ogni umano in vita. Ed erano troppo forti, troppo potenti e troppo resistenti. Nessuno poteva resistere. Erano macchine inarrestabili. Il loro unico bisogno, il loro unico problema nella vita era il momentaneo problema di uccidere l'umano che avevano di fronte, cosa che risolvevano rapidamente. Così gli venne un'idea. Con le poche energie che gli rimanevano, prese dei cartoni, li bucò con un cacciavite, vi fece passare dello spago e legò il tutto con un sistema di ventole e cavi, lo appese al montante della stanza più alta della torre e si assicurò che fosse ben saldo, nessun vento doveva danneggiarlo, neanche il più forte, e poi attaccò altri pezzi di cartone, strappandoli e seghettandoli con il coltello per fargli assumere una forma umana. Aveva costruito un manichino, una sorta di cartonato di un essere umano, che con un semplice meccanismo basato sull'energia eolica si muoveva agitando le braccia. E lo farà per l'eternità. Avvolto dai miei vestiti impermeabili, non si bagnerà con la pioggia. È troppo in alto per venire scalfito dalle loro armi. E loro non riusciranno mai a salire, perché ho appena sparato a tutti gli ultimi montanti, rendendo così la torre troppo ripida. Per l'eternità rimarrà questo umano, troppo lontano per essere visibile con chiarezza, ma di sicuro una silhouette umana che si muove, che continuerà a muoversi. Viva! Loro cercheranno di soffocarlo, di avvelenarlo, di attendere la sua morte di fame, o di malattia, o di vecchiaia, e invece lui continuerà beffardo ad agitarsi, come a prenderli in giro. È l'unica soddisfazione che posso prendermi. Loro potranno anche vincere, ma non lo sapranno mai. E se mai lo scopriranno, voglio che si sentano degli idioti del cazzo. Sì, Van Jean, ora sta a te. Sei l'ultimo simbolo di resistenza umana. Io ti concedo. Sì, te la concedo. Ti concedo un'anima umana. Sei tu l'ultima speranza di vittoria. Resta qui e fai infuriare quei mostri. Frusta le loro speranze. Una tosse violentissima lo colse, impedendogli di finire. Si accasciò sul pavimento della stanza e guardò il suo fantoccio muoversi. Soffocando ed esalando i suoi ultimi respiri, pensò a quanto lo infuriava aver perso contro quei mostri. Proprio ora che pensava di aver trovato il rifugio perfetto. Si chiedeva il senso di tutto quello che aveva passato, il senso di tutta la storia umana. Sarebbero davvero stati dimenticati come i dinosauri? Smise di vedere altro che ombre e si addormentò. Non si svegliò mai più. Si ringrazia Bored Artist per i disegni esclusivi che avete visto in questa storia. Vi lascio il suo Instagram in descrizione. Si ringrazia anche Amico Diverte per averci prestato la sua voce. Trovate il suo canale in descrizione. Se i miei video ti piacciono, dai una catta al mio TP, dove potrai donare per supportare il canale e ricevere in cambio di premi. In descrizione trovate anche i miei libri, il mio fumetto e le magliette. Se questo video ti è piaciuto, ti invito a mettere mi piace e ad iscriverti al canale. Ringrazio i miei patrons e ci vediamo al prossimo video.